Io sono in compagnia di uno dei miei attori preferiti, ragazzi. Cioè, ho ancora ricordo io, malata con la febbre, che guardavo I Promessi Sposi. Questa cosa avevo 10 anni. Bel Pazzesco. ricordo, immagino un bel ricordo. Beh, è stata una bella cosa, via, Sì. diciamolo. Quindi, che dire, lo dico il nome giusto per pro forma, Massimo Lopez. Salve. Salve, ciao. Senta, qui alla pista a mettersi in gioco totalmente. Ma sì, è fantastico perché sei in una situazione, in una bella situazione di prima serata, in un mondo carico di adrenalina, che poi è anche il nome della squadra della quale io sono, diciamo, Sono di il capitano, capitano, portavoce. chiamiamolo così, questo gruppo quindi Adrenalina, quindi io darò adrenalina a loro in qualche modo, loro la daranno tanta anche a me, per cui cercherò di coinvolgerli a ballare, a ballare, loro a ballare, io a cantare. Quindi insomma è un bel mondo, via, è un bel mondo perché poi a me piace cantare, quindi mi piace tornare come cantante dopo diversi anni di spettacoli con orchestra, spettacoli musicali e non solo, quindi anche con comicità, con battute, eccetera. Però è un bel rientro per me, è un bel rientro per me su Rai 1, sono contento di fare questo spettacolo. Quindi Insinna ha detto, ci teneva a sottolineare, che non è un vero e proprio talent, ma più insomma la voglia di far mettere in gioco e far dare la possibilità a tanti ragazzi, a tanti giovani, no? Di far vedere quello che sanno fare, quello che hanno, e poi consentirgli di avere una lunga carriera, una lunga strada. Esatto, non si tratta di un talent, quindi non c'è quella consapevolezza e quella, tra virgolette, cattiveria che ci potrebbe essere, che può nascere in uno scontro così, anche se poi di scontro si tratta alla fin fine, perché sempre una gara è, però c'è un che di puro, di spontaneo, il fatto che questi ragazzi non si siano mai esibiti in televisione, quindi impari anche un po' da loro, non essendoci questa consapevolezza da parte loro di essere, ah, io sono così, devo avere il trucco così, devo avere il fisico palestrato, non c'è questo, non c'è questo, sono ragazzi normalissimi, ragazze e ragazzi normalissimi, che si mettono davvero in gioco al 100%. Questa è la cosa che coinvolge molto anche noi, la giuria e il conduttore stesso. Quindi c'è una grande folla sul palcoscenico, perché siamo 8 capi squadra con ognuno 10 ballerini, quindi sono 80 e più persone sul palco, non è male, non è male. Ma Massimo Lopez avrebbe partecipato ad un talent se ci fosse stato come quelli di oggi, diciamo? Ma mi è stato proposto di fare qualche talent a suo tempo, l'isola, eccetera, però l'isola dei famosi, però ho pensato che sull'isola preferisco andare in albergo, mi piace di più comodo, no? Così, e quindi in quel senso lì non avrei partecipato, anche perché poi mi piace la pasta, no? E allora lì la pasta come te la fai lì? E i granchi, i crostacei non li mangio, per cui andare all'isola dei famosi non, no, poi. Quindi diciamo il talent, il reality, tu dici il talent proprio, no, Talent. no, io ho confuso, ho messo il reality, no, il talent. Cioè, Massimo Lopez giovane, no? Bambino che si affaccia con questo desiderio, sarebbe andato a fare un talent come quelli che ci sono oggi? Non lo so, forse no perché quando mi ricordo io giovane da bambino e da ragazzino appena uscito dalla scuola avevo il terrore, volevo fare lo spettacolo, però dicevo tanto non ci riesco, quindi già pensavo questo, non è che dicevo no, io sono grande e dimostrerò che sono questo, non sono così, sono sempre stato uno che ci ha provato, ho detto vediamo, a me piacerebbe fare spettacolo, però sono molto timido, non sono capace, sicuramente non sarò capace, sicuramente non ce la farò. Quindi nel momento in cui sono riuscito a cominciare, ho cominciato a fare qualche cosa e sono entrato in quel mondo, cominciando dal teatro perché quello volevo fare in realtà, volevo cominciare dal teatro. Quando sono entrato, il fatto che dicessi anche poche battute, io ero l'uomo più felice del mondo perché dicevo, ma ti rendi conto? Pensavo di non farcela, invece sono in quel mondo, tutto qui. Quindi da lì tutto il resto è venuto automaticamente e con calma, con molta lentezza. E questo ha fatto sì che forse si formassero delle buone radici. Che bello.
Fan Week, saluti a tutti voi e seguitemi in pista, insomma, poi venite a ballare pure voi.